non c'è posto, le persone stanno proprio esaurite. Problema quello dei parcheggi selvaggi alle spalle del Tribunale Penale di Lecce, che esiste e resiste da anni e che nemmeno il nuovo parcheggio di Viale De Pietro è riuscito a risolvere, facendo così disperare i residenti per i quali ritrovare parcheggio le mattine dei giorni infrasettimanali è pressoché impossibile. Avendo la procura, il tribunale e l'università adesso considera mezzo servizio, lo stesso non ti dà l'opportunità di parcheggiare. Questo è un problema molto serio perché nel frattempo il quartiere è diventato un po' più anziano, diciamo, no? Quindi è un'idea che bisognerebbe, porterò sicuramente sul tavolo del nostro sindaco, è quello di dare la possibilità ai residenti che non per forza sono disabili, ma semplicemente anziani, di avere la possibilità di parcheggiare sotto casa. Giuseppe è un commerciante della zona Santa Rosa Centro, appunto i parcheggi sono davvero difficili da trovare la mattina durante la settimana. Sì, e qua noi col fatto del tribunale abbiamo problemi, diciamo, di parcheggio. Noi abbiamo il carico e scarico, però durante la giornata per i clienti non si trova parcheggio. Da anni il problema dei parcheggi non sembra trovare soluzione per i residenti e per chi lavora. La mattina non se ne parla proprio perché vengono dal centro, lasciano la macchina qui e i posti, le persone che anche quelli che abitano qua. Bisogna trovare un rimedio, qualche soluzione per vedere come si può fare.